Amici, bentornati sul canale Nome Mini Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi volevo fare un video un po' diverso dalla solita, quindi non descriviamo la solita macchina, questa è una Hyundai Santa Fe sulla quale stiamo lavorando, ma ve la descriveremo magari un'altra volta. Volevo fare uno dei classici video basandomi su delle determinate notizie che riguardano sempre il mondo dell'automotive. Ovviamente non parlo di animali piuttosto che di fiori o di formaggi, cerco di essere coerente sul tema, e mi ha colpito molto questa settimana una notizia che penso parecchi di voi abbiano sentito o al telegiornale o anche su altri video di altri canali su YouTube, cioè questa lettera che la Stellantis ha mandato ai propri dipendenti offrendo con un prezzo particolare l'acquisto di una delle loro macchine. Quindi parliamo di Maserati, che sono macchine la cui la fascia di prezzo è neanche medio alta barra altissima, cioè la macchina che costa di meno può essere la Maserati Grecale, che senza nessun accessorio, la più scrausa, passatemi il termine, non può costare meno di 80.000 euro, con lo sconto e quello che vogliamo, tutto quello che vuoi. Questo per quanto riguarda il prodotto. Dall'altra parte, se tu mandi una lettera a un operaio che è o in cassa integrazione, e le hanno ricevute anche, questa è la cosa veramente scandalosa, che questa lettera l'hanno ricevuta anche gli operai che attualmente sono in cassa integrazione, oltre agli operai che sono attivi, un operaio normale, non dico un dirigente, ma un operaio normale, quanto volete che guadagni? 1.500, 1.700 euro al mese? Ok, quindi non potrà mai o compra la Grecale e dorme e vive nella Grecale, o se no è una lettera assolutamente, passatemi il termine, una grande presa per il culo, perché mi va benissimo, ai tempi succedeva, tante case lo fanno con i propri dipendenti, ma è anche una cosa di buon rapporto con i dipendenti, cioè non solo nell'ambito dell'automotive, ma in qualunque ambito un dipendente ha di solito la possibilità di acquistare quel tipo di prodotto a un prezzo più vantaggioso, perché fa parte appunto della struttura e quant'altro, e questo qua ci sta. Per cui, così come avveniva con la Fiat ancora quando c'era Agnelli, venivano vendute le Panda, le Punto, le Tipo, quello che vogliamo, a dei prezzi un pochino più bassi, il valore della vettura ci poteva stare con uno stipendio medio di un dipendente, tanti dipendenti effettivamente hanno approfittato di questa cosa, quindi era un buon modo per favorire i dipendenti. Ma in questo caso proprio siamo completamente fuori strada, cioè è come offrire un ingotto d'oro a uno che vive sotto i ponti. Adesso chiaramente sto estremizzando, proprio non c'entra assolutamente niente. Quello che veramente io non riesco, al di là del fatto anche commerciale, quindi già solo un dipendente che in cassa integrazione si vede recapitare una lettera del genere, almeno poco gli girano le balle a elica, ma proprio da dirla in termini molto bonari, se non che gli girano proprio i coglioni. Un'altra cosa che secondo me è altrettanto sbagliata, per cui l'hanno proprio sbagliata su tutta la linea, sono tutti quei concessionari che vendono appunto le macchine, che sono venuti a conoscenza di questa bella iniziativa, e a loro sicuramente non farà piacere, perché nel momento in cui loro hanno una determinata scontistica e la casa produttrice propone a un determinato numero di persone, ripeto, che però si può anche allargare, perché non solo al dipendente, ma anche ai familiari, amici, agli amici degli amici, cioè cercano di far fuori più macchine possibili a dei prezzi che magari costano meno di quello che il concessionario acquista col margine di sconto che ha. Quindi direi che anche con i concessionari, grandissima figura di palta hanno fatto, proprio a livello di marketing o a livello commerciale non ne hanno azzeccata una. Bello che colui che gestisce questa baracca, la Stellantis, secondo me ci sono due teste, sono due colpevoli fra virgolette, quindi non è sicuramente un'iniziativa del direttore marketing della Maserati, sicuramente non è quella, ma il tutto è nato sicuramente, cioè è passato attraverso le mani o firmato da Tavares, che è l'amministratore delegato del gruppo, persona che guadagna 36 milioni e mezzo all'anno, 36 milioni e mezzo all'anno,
E che al di là di questa boiata, proprio un bambino di 5 anni, una roba del genere l'avrebbe mai fatta, ma proprio un autogol terrificante, dimostra in maniera palese che non solo non è intelligente, sicuramente questa è la prima pensiero che mi viene in testa, ma ha proprio dimostrato che Maserati è una delle linee che andrà praticamente dismessa, perché se lo vogliamo vedere anche a livello industriale o a livello progettuale, sono mesi, nonostante si parli di nuovi modelli, che non vengono proposti nuovi modelli. Quindi questa lettera qua, secondo me, è proprio il de profundis fatto in maniera plateale, perché qualunque azienda può decidere di fare quello che vuole a livello finanziario e commerciale, però farla in maniera veramente così plateale, sbagliando tutto, cioè devo dire che a memoria casi di questo genere ce ne sono ben pochi, autogol di questo genere ce ne sono ben pochi, soprattutto da parte di una persona che guadagna veramente un'ira di Dio, quindi si presuppone che sia una persona intelligente, un manager di altissimo livello. Uno che fa una roba del genere, ma neanche quello che scoppa le scale o quello che ti apre la porta del carraio quando entrano gli operai alla mattina, secondo me è più intelligente uno di questi qua, non avrebbe fatto una cazzata del genere. Quindi veramente mi ha colpito questa notizia, proprio anche per il modo, per la stupidità con la quale è stata fatta. Chiaramente il tutto si riconverge, cioè dopo Tavares ho già fatto una trasmissione di un altro super intelligentone, il nasone di John Elkham, al quale non gliene frega assolutamente niente dell'automotive, lui guarda solo al profitto, per cui di tutte le frottole che ci sono venute a inventare, noi investiamo, facciamo, brighiamo, forchiamo, sono tutte delle grandissime bufale. E il fatto che tutto il comparto automotive italiano, che ha una storia di decine, di centinaia di anni, parliamo di marche come appunto Alfa Romeo, Maserati stessa, Ferrari, Lancia, parecchi di questi marchi sono stati massacrati e cadranno nel dimenticatoio. Fiat stessa è stata svenduta ai francesi, cioè, e tutto questo, diciamo che la chiusura di questa commedia, la parte di chiusura di questa commedia, l'attore principale o responsabile principale, nonostante che ci sono stati fatti tanti errori anche dai precedenti amministratori delegati, ma questo veramente li ha battuti tutti, cioè questo è veramente l'apoteosi del menefreghismo, non solo del paese ma degli operai, perché una volta che Fiat aveva 200.000 operai, te ne freghi di queste persone. È una persona veramente che guarda solamente i soldi. Io ho fatto un precedente video, ho descritto l'individuo, adesso se vogliamo mettere il fatto che questa persona sia assetata di soldi, la collego anche al fatto è stato inquisito per evasione fiscale, comunque c'è un procedimento in corso, è stato beccato con le mani nel minestrone anche per il discorso del seguivo la vicenda anche per il discorso dell'eredità di Gianni Agnelli. Si sta aprendo un panorama che descrive un individuo che ha ben poco di corretto, ma veramente molto molto ben poco di corretto. L'unica cosa che ha un sacco di soldi, per il resto è un emerito cretino. Io non trovo nessun altro. Sapete che io parlo, non ho peli sulla lingua, quando secondo una persona non è valida lo dico chiaramente. Io non penso di essere la persona che può sostituire uno come Elkan, però uno che si comporta in questa maniera o uno come Tavares che fa cose di questo genere dovrebbero fare altre cose. Ci sono dei bellissimi posti per fare delle opere di bene, vai a fare lo stradino o vai a tirare l'asfalto sulla Salerno-Reggio Calabria d'estate, che c'è tanto bisogno. Ci sono tanti lavori dove potrebbero esprimersi in maniera molto migliore, ma fare il manager in questa maniera qua no. Soprattutto calpestando le persone, calpestando la dignità di queste persone, calpestando la storia italiana e facendo veramente girare i coglioni a della gente che usa la testa. Io penso di aver
anche in questo video ho esternato i miei pensieri, come dico io, alla Cossiga, per cui direi che anche per questa storia è tutto. Come al solito vi invito a cliccare in basso a sinistra sulla campanella, perché tanto è gratuito, non pagate niente, a noi fa solo piacere. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo e soprattutto mandatemi le vostre opinioni su questo video. Io di solito rispondo a tutti, ma su alcuni video in particolare lo faccio con più attenzione, perché proprio vorrei vedere qualcuno che dice: no, guarda, Elkham e Tavares hanno fatto una cosa fatta bene. Magari mi sbaglio io, magari sono io che l'ho capita male. Può essere, non credo, ma potrebbe essere. Aspetto i vostri commenti, e poi con molta onestà, non ne cancello nessuno. Non preoccupatevi che se uno mi dice che sono un cretino perché ho sbagliato tutto nella vita, non lo cancello, gli rispondo e lascio il commento in chiaro. Quindi attenzione anche a come vi muovete, perché i commenti che voi mandate io li lascio in chiaro apposta, per far capire che non sono uno di quelli che va a cancellare i video perché ha paura del giudizio di altri. Se voi andate a vedere, salvo quelli che proprio offendono in maniera plateale, quelli vabbè, o che partono con idee politiche da ubriaconi, quelli chiaramente non posso far altro che cancellarli, ma sono pochissimi, cioè gente che con la quale non condivido il pensiero. Voi ne troverete a centinaia di commenti, e non è da tutti lasciare commenti dove uno ti dice: tu hai sbagliato tutto. Io controbatto e dico: avrò sbagliato, io ti dico le mie opinioni, le tue sono diverse, siamo in uno stato dove vige il diritto di opinione, e continuo a fare questo lavoro e continuo a perseguire questo principio che per me rimane sacrosanto. Dopo questo pippone vi lascio, un saluto, alla prossima!